di Princess Castle, io sono Fiona, oggi siamo in una location un po' particolare, è la palestra del nostro castello, voi non lo sapevate ma adesso lo sapete. Oggi vi voglio parlare di uno strumento preziosissimo per coloro che amano fare video in giro, ma soprattutto in... Cosa? Non eri attenta! In giro! E in... In corsa, in ballo, in canto, in bicicletta. In movimento! È uguale! Tra le mie zampe ho, per la precisione, una gimbal, si dice gimbal, gimbal, gimbal. Come si dice? Gimbal. 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 Una gimbal DJI Osmo Mobile. Esiste un vecchio modello con telecamera più smartphone, quindi lo smartphone serve semplicemente per fare da schermo, vedere che cosa riprende la telecamera apposta sopra questo. Osmo Mobile, come dice la parola stessa, permette di riprendere sfruttando la fotocamera dello smartphone. È molto facile da utilizzare, vi mostro subito. Basta tirare verso il basso il tastino e per magia il braccio si anima. La batteria è posizionata in questa parte del manico, si apre qua sotto ed è una batteria da 980 mAh che durerà più o meno 4-5 ore di utilizzo. Quindi diciamo che in una giornata di riprese ve la cavate senza problemi. Alla parte superiore invece troviamo due rotelline. La prima, quella più grande, serve per aprire e chiudere il braccio. Questo braccio si estende in questa maniera in modo da incastrare lo smartphone. In questo modo potete montare su DJI Osmo Mobile lo smartphone che preferite. L'altra rotellina posizionata invece nella parte superiore serve per allungare questo braccio in modo da tenere in equilibrio lo smartphone. Ovviamente dipende dallo smartphone che state utilizzando. Più è grande, più dovrà essere esteso verso di qua in modo da rimanere in equilibrio, quindi dovete fare un po' di tentativi per riuscire ad averlo in bolla. I muratori in bolla. Puota! Allora! Guardiamo ora velocissimamente quali sono i tasti che troviamo sull'impugnatura, non sono nulla di difficile. Il primo è uno stick, con questo stick potete girare la gimbal a destra e a... Entro stasera? A sinistra. In questo modo avete una ripresa motorizzata ma molto molto fluida. Potete farla ovviamente anche a mano libera perché stabilizzato in questo modo. Quindi mentre andate potete scegliere destra, sinistra, in basso oppure verso l'alto. Con lo stick bisogna prendere un po' di confidenza perché non è così immediato. Gli altri due tasti, come si può ben intuire, uno è per scattare le foto e invece con questo tasto col puntino rosso si inizia a registrare, insomma. Ovviamente per utilizzare questi due tasti bisogna essere all'interno dell'app DJI Go, altrimenti se usate la fotocamera normale dello smartphone non funziona. L'ultimo tasto che compone l'impugnatura di DJI Go è questo trigger che ha una funzione doppia. Se io faccio in questo modo, scendo, lo smartphone segue il movimento del braccio. Tenendo schiacciato il tasto, lo smartphone si locca in quella posizione e voi potete muovervi. Seconda funzione del trigger è il ritornare nella posizione originale. Se ho spostato in questa maniera il braccio di Osmo Mobile, cliccando due volte lui torna alla posizione originale, cioè dritto. Se invece clicco tre volte, 1, 2, 3, andrà subito. Che paura! Mi che paura! Andrà subito nell'opzione selfie. Passiamo ora alle funzioni dell'app DJI Go. Innanzitutto questa è la schermata. Sulla parte sinistra avete tutte le opzioni per riprendere il formato della scena e tutto il resto e sulla destra avete delle opzioni un po' più tecniche. Innanzitutto, primo tasto, foto, video. Secondo tasto, normal. Timelapse e multi-timelapse. Se scegliere da qua fotocamera frontale o posteriore e nell'ultima parte in basso potete controllare la vostra libreria. Questo tasto è molto importante perché ha due funzioni. Primo è per selezionare l'esposizione, quindi potete alzare e abbassare in questa maniera selezionando voi che tipo di esposizione basandola sul tocco. L'altra roba fiquissima quando è sul verde è il tracking. Vediamo se ce la faccio. Mi trackinghizzo la faccia e se mi sposto DJI Osmo Mobile mi segue. Quindi se sono tipo una forever alone sfigatissima a casa e tutto il resto, voglio autointervistarmi, no, non lo posso fare, voglio intervistare qualcuno e non ho un cameraman, faccio l'active tracking sul mio ospite per esempio
e in questo modo la fotocamera continuerà a seguire in continuazione il soggetto. E questo devo dire che è una vera e propria figata, perché non perderete mai il focus di quello che state facendo. Stessa cosa può avvenire anche con la fotocamera interna. Adesso è impazzito perché lui sta cercando me, non mi trova più. Vedete, searching. Lui continua a cercarmi e dice dov'è? Dov'è? Se io mi metto nella scena, ok, quindi mi ha ritrovato ed è super contento e mi fa le feste. Vi mostro anche l'active tracking della fotocamera frontale, quindi se state facendo un vlog potete tranquillamente utilizzare questa cosa distraendovi, tipo oddio un asino che vola, intanto lui vi trackingizza senza nessun tipo di problema. Ecco, ogni tanto nella fase di ricerca del vostro volto o ricerca del volto che sta cercando può fare degli scatti e quindi avere delle riprese un po' scattose, però niente di male, insomma. Sulla colonna destra del menu invece abbiamo la casina che vi riporta alla parte di connessione, che a noi in questo momento non interessa. Se andate su foto potete scegliere la risoluzione dei video, in questo caso arriviamo fino a 4K perché Galaxy S7 arriva fino in 4K. Potete scegliere il flash oppure potete scegliere di avere una griglia se siete più comodi per le vostre fantasticose riprese. Avete anche il bilanciamento del bianco, in questo caso noi lo teniamo in automatico e siamo a posto. Le ultime due vi aiutano a selezionare il tipo di scena, quindi una scena sportiva, in modo da avere anche un tracking più veloce. Andando nell'ultimo invece vi dà la possibilità di fare il live su YouTube, il live su Weibo se siete cinesi, oppure potete fare uno streaming custom, che in questo caso noi non abbiamo mai fatto, oppure ancora sul iPhone avete la possibilità, non sono i fantasmi, è il parquet che c'è per terra, avete la possibilità solo con iPhone questo di fare le dirette streaming su Facebook con una particolarità, cioè le potete fare in 16 noni e non quadrate, che è una figata, però su Android nisba, vi attaccate, tirate quello. Ultima cosa che non vi ho fatto vedere prima di provarlo è l'attacco per il cavalletto, che è un attacco classico, dovete semplicemente girare la testina del cavalletto e attaccarlo in questo punto. Adesso, prima di iniziare a fare delle corse, volevo farvi vedere come compensa la vibrazione dello smartphone. Innanzitutto compensa le vibrazioni dalla parte opposta, quindi se io vado a sinistra, guardate qua, se io vado a sinistra lo smartphone tende un pochino dalla parte opposta, quindi si tratta semplicemente di compensazioni meccaniche. In più il fatto che il braccio accompagni lo smartphone fa sì che tutte le riprese siano molto molto fluide. Adesso però è ora di provarlo, vediamo come funziona. Quando vuoi. Certo, per seguire il cane. Potete provare a fare, non lo so, facendo finta di avere una persona lì. Sì. Facendo questa cosa qua. Potete fare una specie di carrellata verso il basso. Per lo stalking. Guardare sotto le gonne. Aspetta, che devo trattenere il respiro con i cecchini. Vai. E lo stalker si accascia e gli esce il sangue dal naso. Passiamo ora a pro e contro di questa DJI Osmo Mobile. Innanzitutto, pro,
è un oggetto che realmente modifica e cambia la resa delle vostre riprese. Si vede da solo quello che sa fare, quindi da quel punto di vista basta guardare le immagini e la stabilizzazione è assolutamente notabile, visibile, non si può negare. Il problema arriva però nell'immediatezza. Secondo me non è un prodotto molto immediato. Cosa significa questo? Per l'utilizzo che ne facciamo noi, cioè quello di fare vlog e tipo prenderlo dallo zaino, tipo la spada o le frecce, sì. Dallo zaino, tiri fuori, non è super immediato, perché tu in quel momento hai il telefono in mano, dici oh mio Dio c'è una roba fighissima che vorrei riprendere, ti metti lì, avvii, e ci vuole già un pochino. Altra cosa, vi siete bruciati lo smartphone, perché voi in quel momento lo smartphone non potete più utilizzarlo, quindi se siete abituati a fare Snapchat, Instagram o che so, banalmente rispondere al telefono, non potete farlo in quel momento. Infatti io per esempio quando sono stata a Hong Kong, che ho fatto quel video che forse avrete visto, se non l'avete visto le botte lo trovate da qualche parte qui, quello al villaggio dei pescatori, avevo un telefono solo e soltanto dedicato alla Osmo Mobile e avevo il Huawei Mate 9 che utilizzavo come telefono normale, cosa che però tutti non possono fare, molti hanno uno smartphone solo e lo devono utilizzare o per chiamare o per fare le riprese. Quindi se state meditando all'acquisto di un prodotto come questo, tenete conto di questa cosa. Ovviamente magari uno dice no, ma non me ne frega niente di ricevere chiamate, fare tutto il resto, io voglio fare i video, a posto. Riassumendo, non è super immediata, lo tirate fuori dallo zaino, fate briga, disfa, poi il problema è ributtarlo nello zaino. Il problema di ributtarlo nello zaino è comunque un prodotto delicato, quindi dovete, se non vi serve più in quel momento, cercare di riporlo all'interno dello zaino nel miglior modo possibile, se volete che sopravviva, perché iniettarlo nello zaino è come iniziare ad ucciderlo lentamente. Se state quindi cercando un prodotto immediato, questo non fa al caso vostro. Se invece siete, non lo so, dei videomaker, degli amatori o anche professionisti, perché no? Perché comunque gli smartphone di oggi fanno delle cose anche abbastanza buone. Questo è un prodotto che fa al caso vostro, perché innanzitutto vi permette di avere, se siete alle prime armi, un oggetto che stabilizza perfettamente o comunque stabilizza molto bene per qualsiasi tipo di scena, quindi potreste fare benissimo anche un piano sequenza povero, mettiamola così, che però rende e ha il suo effetto semplicemente con un oggetto che costa indicativamente 350 euro, quindi senza dover spendere milioni di euro per una steadicam o uno stabilizzatore di un certo livello. Ovviamente dovete scendere al compromesso e utilizzarlo con lo smartphone, punto. Un'ultima considerazione su questa DJI Osmo Mobile è il suo effettivo effetto di stabilizzazione. Ti è capita? Sei capita, ok. Non è vero. In poche parole, la fluidità del movimento dipende moltissimo dal vostro polso, da quanto fluidamente riuscite a muovervi, perché si fa lei il suo lavoro, ma dovete essere in grado di comandarla in un modo preciso, fare i padroni di casa, oh, tu vai a destra, tu vai a sinistra, insomma non è proprio facilissimo, dovete prenderci un bel po' la mano, perché all'inizio vi potrà sembrare, come è successo a me al villaggio Taiyo dei pescatori, mi sono accorta che ogni tanto il movimento non era super fluido, ma perché ero io che davo delle botte col polso e poverino, per cercare di compensare le mie botte col polso, andava un po' fuori di testa. Però diciamo che è questione di abitudine, dovete imparare ad utilizzarlo, perché comunque è uno strumento tutto sommato facile, ma per avere dei risultati ottimi dovete essere molto molto precisi. Direi che ho concluso questa lunghissima recensione di DJI Osmo Mobile. Sarà contentissima Erika di dover montare tutto questo video, vero Erika? Fai la faccia di quella che è contenta? Ok, ha fatto tipo così e ha aperto le narici tantissimo, come quelli che si incazzano del brutto. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Se avete qualsiasi tipo di domanda su DJI Osmo Mobile, non esitate a scriverci. Ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate tanti commenti e tanti like, e se volete andate a vedere uno di questi video che vi stiamo suggerendo noi, perché sicuramente vi piaceranno come questo. Un bacio e un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video, ovviamente. Ciao!